che la viabilità andava bene, sembrava chiusa, invece adesso è illustrato, troveremo degli elementi di discussione. Però invece per noi questo è un progetto, la parte di qua della piazza è un progetto estremamente rilevante perché rappresenta, anche adesso che stiamo scrivendo il piano della mobilità, un punto importante del racconto nostro della città. È la piazza solamente qualche anno fa, adesso in parte, ma qualche anno fa quando c'era anche il parcheggio, la piazza che ricordavamo era una rotonda di automobili con un parcheggio, no? Questo era. E non è tanto diversa dalla storia di tante altre piazze, Piazza Loreto, Macerchini, eccetera. Questa è stata la prima, poi noi siamo arrivati a tutto questo progetto, tutto in generale, il tema di questa progettualità legata ad Expo, noi siamo arrivati in corso. Sulla parte di viabilità abbiamo fatto alcune piccole, medie modifiche per incrementare lo spazio dell'area pedonale. Per quale motivo? Allora, intanto noi crediamo che la città possa nel suo complesso reggere il fatto che si riducono gli spazi e i flussi automobilistici, per varie ragioni, per giustificarli. Il traffico in città sta scendendo. Milano due anni fa era la 10ª città più congestionata d'Europa, oggi è la 24ª. Solamente poco più avanti c'era una riduzione del traffico del 30% con l'AIC, ma in tutta la città c'è stata una riduzione del 7%. Bisogna andare avanti. Come si va avanti? Creando dei meccanismi che disincentivino l'uso dell'auto. Nel caso specifico possiamo parlare di una estensione del centro della città verso l'esterno. Cioè potenzialmente noi stiamo creando un itinerario continuo che... L'allargamento dell'Ecopass. Però una cosa diversa, che non è usare il telecamere, ma è usare l'urbanistica e gli interventi viabilistici, no? Sì, paghi un biglietto un triplo, non ne parliamo. Aumentando notevolmente i flussi del traffico. La cosa. E possiamo immaginare che questo nei prossimi due anni scenderà ancora di più. I 20 milioni di turisti di Expo, tendenzialmente in larga parte, arriveranno non con la propria automobile. Quindi abbiamo ulteriore spazio da recuperare, arriveranno anche con la loro automobile, che sarà da gestire. Allora, noi abbiamo un centro che ha un flusso pedonale molto forte. Dentro l'area C entravano 110.000 persone in macchina, entrano 70-80.000, ma quelli che entrano con i mezzi pubblici sono 600.000. Perché non ci sono state poi le teste, se mi ricordo bene? Però perché non hanno, anche perché la maggior parte delle persone entra in centro a piedi o con i mezzi pubblici. Oggi noi abbiamo l'obiettivo di spostare e di allargare quest'area. Come lo si fa? Qui abbiamo un itinerario storico, culturale, artistico, commerciale molto forte che può continuare, ma che qui aveva un'interruzione pedonale. Attraversare Piazza 24 Maggio è un casino tecnicamente, no? Dobbiamo risolverlo. Quindi abbiamo deciso di incrementare gli spazi pedonali, dando anche occasioni ricreative, eventi, tutto quello che si può fare sullo spazio qui intorno. Incanalare gli spazi viabilistici che non sono evidentemente vitali, questa cerchia non si può pensare neanche da 10 anni che non ci sia un flusso automobilistico per interesse, ma deve essere compatibile con gli spazi dedicati ai pedoni. Quindi il tema principale che ci siamo posti è che la Darsena deve essere attraversabile, bisogna andare nel quartiere, quindi bisognerà rivedere in questi passaggi dove ricordava Alfonso il tema della velocità, in quel punto è rilevante, in alcuni momenti no, nel senso che ci sono dei momenti in cui il problema è che il traffico è fermo, ma nella maggior parte del tempo purtroppo c'è un problema di velocità. E quindi qua andranno fatti degli espedienti per ridurre il traffico, non vuol dire farci la cancellare il dosso perché questo non è il luogo idoneo, ma verranno fatti degli interventi, degli accorgimenti che permettano l'attraversamento pedonale. Secondo passaggio, questo fa parte di un flusso e per noi lo spazio del centro della città non si ferma qui, non arriva a Porta Genova, ma accompagna l'intervento di Porta Genova, tutto il recupero che ci sarà degli scali ferroviari che non hanno un orizzonte è successivo, ma deve arrivare fino a San Cristoforo, dove arriverà anche la metropolitana 4. Cioè noi dobbiamo lavorare perché questo sia un tassello di una trasformazione che sarà quasi decennale, la metropolitana 4, abbiamo aperto i cantieri adesso, ci vanno 7 anni a costruirla, stiamo parlando di un intervento decennale. Ma se uno non mette alcuni paletti è difficile lavorarci. Allora, questo è uno dei paletti. Piazza 24 Maggio diventa una zona prevalentemente pedonale. I flussi viabilistici sono mantenuti,
cioè si può fare sostanzialmente quasi tutte le funzioni precedenti sono consentite, quasi tutte, con una riduzione dei flussi di traffico, che in parte avverrà già nei 2 anni di cantiere. Fare interventi viabilistici, lo vediamo nell'asse Zara-Pesti, ti consegna dopo una zona meno trafficata, perché l'anno di cantiere farà sì, perché la viabilità viene garantita, però oggettivamente non è proprio il massimo della vita, produrrà una ulteriore riduzione dei flussi di traffico, che poi una volta terminato l'intervento cercheremo di stabilizzare. Ci sono dei passaggi successivi che sono in valutazione, che andranno valutati collettivamente. Questo flusso di traffico è evidentemente rilevante, va rallentato ma è rilevante. I flussi di traffico qua sotto vanno, a mio giudizio, ed è il tema che stiamo portando anche nel piano comunitario, sui flussi di zona, eccetera, valutati seriamente. Allora, intanto questa piazza ha 2 protagonisti. Uno è il pedone e il secondo è il tram. Il tram è un simbolo della città molto rilevante. Noi stiamo lavorando anche sull'idea di ripristinare il 29-30 una volta più di dire. Adesso non esageriamo sulle domande, ci stiamo lavorando, nel senso che oggettivamente il 29-30 è una linea molto onerosa a livello di costi del trasporto pubblico, però secondo me la città ha alcune linee, alcune cose che ne fanno parte dell'animo della città, il 29-30. Il flusso tranviario è elevato, quindi noi qua abbiamo 2 flussi di accesso che rischiano di essere un bloccamento. Potrebbe essere un'opportunità per ridurre ulteriormente il traffico, vuol dire che sul modello di Torino questi elementi diventano prevalentemente pedonali e tranviari, non solo nella piazza ma anche nelle vie intorno. Arriviamo a Porta Genova. A Porta Genova ci colleghiamo con un progetto che presentiamo tra 10 giorni, no? Quando sì. Noi stiamo rivedendo un lavoro bellissimo dei comitati, che abbiamo solamente recepito, tutta la zona del quartiere solare d'Ottona, costruendo percorsi ciclopedonali in zona 30 per creare una continuità. Certo che c'è il buco di Porta Genova, però il buco di Porta Genova, se tu disegni questo sopra e l'altro sotto, quando arrivi a fare il progetto diventa naturale che devi andare a collegare i vari flussi. Così come il fatto i bassi d'asta, eccetera, il proseguire lo spazio ciclopedonale lungo i Nadini fino a San Cristoforo. Allora, questo aspetto qua, noi poi giustamente ci concentriamo, questa c'è da Leonardo, quindi ci concentriamo di qua, però anche il pezzo di qua, e a me piacerebbe che quando facciamo il piano della mobilità la foto di copertina sia la parte di qua della piazza, è, io credo, rilevante perché racconta quello che stiamo da 2 anni e mezzo tentando di fare sul capitolo della mobilità, cioè l'idea che, siccome la mobilità non serve tanto serve per muoversi meglio, ma rimette al centro della scena il cittadino, che è fatto così, non è fatto in massa, è fatto così, e deve potersi muovere in ogni modalità. E quindi la piazza diventa un luogo per raccontare il progetto nel suo complesso, ma per raccontare anche la Milano che stiamo andando a fare in un orizzonte 2020, andando a cancellare alcuni confini che sono sostanziali nella città, delle infrastrutture che sono difficilmente reversibili, ed estendendo realmente il centro della città verso alcuni luoghi che per caratteristiche storiche, economiche, sociologiche, eccetera, sono omogenei al centro. Quindi questa è un po' l'idea di questa cosa. Il traffico, a nostro giudizio, regge anche così, e anche in altri luoghi della città si potrà vedere più avanti, speriamo, che rivedendo i flussi e levando un po' di spazio alle auto, riusciamo comunque a non peggiorare la situazione dei turisti. No, io volevo chiedere